Salve, buon anno. È arrivato il nuovo anno, siamo all'inizio e quindi siamo pieni di buoni propositi. Molte persone si pongono molte aspettative, la palestra, fare dei corsi, dei cambiamenti lavorativi o nel proprio stile di vita, oppure si propongono di smettere di fumare o di iniziare una nuova dieta, ma poi durante l'anno questi propositi vengono abbandonati. Perché perdiamo di vista i buoni propositi di inizio anno? Perché le nostre scelte in realtà non sono fatte nella totale indipendenza, non sono motivazioni personali, ma scegliamo la palestra, uno sport o altro, perché in realtà l'hanno scelto gli altri per noi. E quindi rimaniamo un po' nell'anonimato e vediamo che non si sceglie quello che davvero si vuole. Ma perché questo succede? Perché molti non sanno desiderare, porsi degli obiettivi e sognare, direi anche. Perché non si conoscono, non conoscono le proprie caratteristiche della propria personalità e quindi a lungo andare poi inevitabilmente staranno male. In questo periodo si ha la buona volontà di migliorarsi, di fare molte cose, quindi è utile farsi prendere e quindi si ha la voglia e l'entusiasmo di iniziare nuove cose. E quindi è importante farsi prendere da questa scia dell'entusiasmo e risolvere e occuparsi di un problema che ci sta a cuore, il problema principale, quello che abbiamo da tempo. È il momento giusto per reagire, è il momento giusto per prendersi cura di sé. Cosa ci proponiamo di fare dopo le abbuffate delle feste? La prima cosa che ci diciamo è: mi devo assolutamente mettere a... Esatto, ci sentiamo in sovrappeso. Abbiamo detto che le persone non seguono i loro buoni propositi perché in realtà non scelgono veramente e lasciano scegliere agli altri, oppure falliscono perché rinunciano a quello che desiderano davvero in favore di ciò che preferiscono al momento. E questo è proprio il caso del nostro rapporto col cibo. Ci piace mangiare subito una cosa buona, una cosa saporita, e perdiamo di vista il nostro obiettivo e quindi la nostra dieta e la nostra salute. Per questo è impensabile voler migliorare il proprio stile di vita, che sia con la dieta o con altro, solo con l'attività fisica o col seguire una dieta. Noi non siamo solo quello che mangiamo, ma siamo molto di più, siamo anche quello che pensiamo, quindi una dieta, anche se perfetta, non sarà mai una dieta efficace se non c'è un percorso psicologico abbinato ad essa. La qualità dei pensieri è fondamentale per la nostra mente quanto la qualità del cibo che mangiamo lo è per il nostro corpo. Se il tuo desiderio è raggiungere un benessere psicofisico appagante e duraturo, non esistono scorciatoie. Giorno dopo giorno bisogna compiere un piccolo passo verso la nostra meta e ogni passo è un avanzamento e anche un insegnamento per noi stessi. Quindi non lasciamoci fuorviare dal piacere momentaneo o dalle emozioni che ci disturbano e che ci allontanano dalla meta, ma impariamo a gestirli e soprattutto a gestirci. Se il nostro percorso dietetico crea delle difficoltà o incontriamo degli ostacoli, non bisogna demordere ma affrontarli. E poi si sa, la squadra è più forte del singolo individuo e quindi farsi aiutare da dei professionisti, un nutrizionista e uno psicologo, è molto più utile, e direi che farsi aiutare in momenti di difficoltà è naturale e anche e soprattutto intelligente. Ricorda, per ogni ostacolo c'è un metodo per superarlo. Non è possibile parlare di dieta e quindi cambiare delle abitudini alimentari che sono consolidate da anni se non si considera la consapevolezza di dover iniziare un cambiamento, un percorso per migliorare le proprie abitudini di vita. Il vero significato della parola dieta è proprio modo di vivere, stile di vita, ovviamente sano. Perciò è di primaria importanza l'approccio mentale. Lo psicologo e il nutrizionista collaborano per ricostruire l'equilibrio. In un'analogia, come per edificare un palazzo, il nutrizionista fornisce i mattoni
E lo psicologo è il muratore che cementa questi mattoni grazie alle motivazioni e alla volontà di costruirsi un nuovo equilibrio, anzi, un equilibrio che forse non c'è mai stato. Se si hanno dei problemi, sono come dei campanelli d'allarme che bisogna seguire e stare a sentire, e quindi occorre affidarsi a dei professionisti esperti per prendersi cura di sé. E prendersi cura di sé è un atto d'amore verso se stessi. Solo dopo che ci siamo presi cura di noi stessi possiamo stare bene con gli altri. Per oggi è tutto, vi ringrazio dell'attenzione e vi invito a mandarmi delle mail al mio indirizzo giandomenico.torre@libero.it per suggerirmi nuovi argomenti o propormi delle domande e seguire il mio sito internet www.psicologotorre.it. Vi invito anche a seguire i vecchi video che sono stati caricati nella mia pagina YouTube o su quella di Telenuova e a commentare e condividere. Grazie e alla prossima puntata.